delizioso paese del Brindisino. E quando dico delizioso, veramente lo dico, perché là si preparano delle cose gustosissime. Però oggi con gli amici della Proloco, ma in maniera particolare con la signora Lucia, prepareremo le fave cicoria e i pippini mari, che sono dei peperoncini di un gusto veramente deciso, perché a Torre Santa Susanna piace mangiare piccante, anzi piccantissimo. Vi potrete immaginare con il caldo che c'è nel nostro Salento durante questi giorni d'estate. Il focolare, la pignata e poi il peperoncino, immaginatevi che caldo. Quindi io consiglio ai nostri amici che stanno per cucinarci questo piatto così buono e così gustoso di rinfrescarsi un po' con il vino locale. Oggi la nostra terra dei due mari fa tappa a Torre Santa Susanna, qui ci aspettano gli amici della Proloco per preparare le fave, le cicorie, sicuramente qualcosa di molto molto gustoso. Allora, oggi siamo qui a Torre Santa Susanna. Qualcuno mi ha detto che dobbiamo cucinare Le fave. le fave e siamo vicino ad un caminetto acceso in un posto che è meraviglioso. Ma tu mi devi insegnare a cucinare le fave, però. Allora, Lucia. Partiamo da qua. Queste sono le fave appena messe a A bagno. bagno. Si mettono la mattina di prima ora a bagno, poi si mettono verso le 11 a cuocere, si toglie la schiuma di sopra Sì. e si cominciano a cuocere. Partite e si fanno così, pian piano così. A mezza cottura mettiamo il sale. A mezza cottura A il mezza sale. cottura il sale, ok. Pian piano e vanno amalgamate, vanno girate. Poi, dopo un'oretta, si fanno così. Questa è la famosa fava pignata. Pignata. A pignata. Con un paio d'ore di cottura. Un paio d'ore. Allora, man mano vanno girate, rigirate, girate, rigirate. Per fare proprio una pappina, Per un fare purè. la crema, lo purè. Allora, una volta fatta la crema, girate, 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 si girozzola in cima a questa. Come? Ruzzolare. Ruzzolare. Ruzzolavo le fai. Una volta Se lo arrivati. dici tu, è giusto. Signore, è giusto o non è giusto? È giusto. Una volta arrivata a cottura, ruzzolava, mettiamo olio e farina, olio e farina. In modo, quando abbiamo finito, rimettiamo nel piatto. Bello sto purè. Tu lo cucini spesso? Ma lo fai sempre al fuoco con la legna o Certo, e le pignate, sempre dalla pignata. no? Brava. Come si faceva una volta, no? Una volta, giusto. Finiamo di condire con l'olio. Olio extravergine d'oliva. Oliva. Queste sono le fave, quindi queste sono già pronte per mangiare. Per mangiare, certo. Perfetto.
Io devo. Non come ha detto la signora, è giusto. Però vedi questo piatto? Ah, una volta l'intera famiglia mangiava in un unico piatto. Che è questo? Che bello grande, appizzato. Come il piatto? È appizzato. Allora, il genitore, una volta che la moglie aveva preparato il piatto, toccava al genitore maschio, al papà, tagliare il pane fatto in casa rigorosamente al forno a legna, il pane a pezzi, e quindi si metteva nel piatto. Nessuno iniziava a mangiare se non il papà. Quindi io che ho già cominciato a mangiare, allora, facciamo uno strappo alla regola. Mangiava in questo modo. Si mettevano le fave sulla testa. Poi si metteva il peperone sopra. Bello, amaro, 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 amaro. Piccante come tutti gli abitanti di Torre Santa Susanna. Sì. Da altre parti dicono che i nostri peperoni uscono. Ma mi sa che è vero. Perché sono infuocati. Mettevano sopra due cicorie e adesso puoi assaggiare. Vediamo un po'. Così qua, tra peperoncino, pepe. Com'è? E questo era un piatto completo di tutto, perché faceva da primo, da secondo e da frutta, e anche da dolce. È buonissimo! Ci sono altre verdure che si mangiano insieme, ci sono per esempio i peperoni fritti. Ma anche questi sono piccanti? Sì. Ah, sì, sì, tutto piccante. Tutto piccante. Questi non fanno male. Ma questo secondo me... Questi magari a distanza di 2-3 ore potrebbero far male. Direi, perché sono piccantissimi. Perché bisogna avere a fianco un cucchiaio di vino. Magari scolarselo tutto. Ma come mai la vostra cucina è nota per questo piccante che voi mettete sempre? Ma è una tradizione che arriva da lontano, non sappiamo neanche noi. Perché anche i giovani di oggi, se non mangiano piccante, il piatto non gli va giù. È una tradizione degli antichi. Noi avevamo delle grandissime appezzamenti di terreni coltivati a peperoni forti, i nostri peperoni. Peperoni forti. Sì, forti, peperoni forti. Perché è tutto piccante, i peperoni che vedete qui sono tutti piccanti. Quando i nostri emigranti stavano in Germania o in Svizzera, 50 anni fa, io ricordo molto bene, perché sono abbastanza anziano, che i genitori di questi emigranti, la prima cosa che facevano, il pacco per il figlio da mandare in Germania, con che cosa? Peperoni con foglio, peperoni alla conza, peperoni verdi, e questo era ciò che si inviava. Quindi voi li mangiate sempre anche d'estate, nonostante siano piccanti? L'estate tanto meglio. Come l'estate tanto meglio, Lucia? Perché? Perché diciamo pure dall'insalata, li diciamo a tutte parti. L'importante è che sia piccante. L'importante è che sia piccante. Amaro. Amaro, ma amaro, amaro. Lo pipino amaro. Sì, da sangue. Ah, il piccante da sangue? Sì, sangue, sì. E quindi voi ne mangiate tanto per noi questo? Mangiamo tanto, sì. Signora, lo mangi il piccante? Le signorine più giovani, il piccante si mangia? Com'è? Buono. Buono. L'uzzulu? Di Lumiero. Di Lumiero, che è quello, l'uzzulu. Lucia, sei preparatissima. Allora un brindisi lo faccio io a questa meravigliosa scoperta del pipino amaro, che è qualcosa di da gustare assolutamente. Faccio un brindisi caro a questo pipino amaro. Presidente, facciamo un brindisi al nostro uomo che è della Prologo di Torre